Ciao a tutti, sono Francesca Moi e oggi cucinerò un piatto che porterei all'Heavy Cooking. Sono bottoni all'aglio nero al brodo umami. Per fare questo piatto ci serviranno per il brodo carote, sedano e scalogno, poi delle lische di pesce che andremo a tostare, dei funghi porcini secchi, dei funghi shiitake freschi e dell'alga kombu. Invece per la pasta, semola rimacinata, farina 00 e aglio nero. E per la fonduta, parmigiano e panna fresca. Partiamo subito dal brodo. Allora, non farò altro che mettere gli ingredienti che ci serviranno tagliati a pezzi grossolani. E questi dovranno tostare il più possibile, dovranno diventare marroncini, ambrati, in modo che poi daranno al brodo un colorito più bruno e un aroma più intenso. Iniziamo col tagliare le verdure. La carota la terrò con la buccia e la dividerò giusto in due. Accendiamo il fornello al massimo. Continuiamo con lo scalogno, sempre diviso in due, il sedano. Questa operazione richiederà diversi minuti poiché tutti gli ingredienti dovranno rosolarsi bene. Andremo ad aggiungere, quando le verdure saranno ben rosolate, la lisca del pesce, poi infine metteremo del ghiaccio, l'acqua e solo all'ultimo i funghi porcini secchi e l'alga kombu. Ho deciso di rosolarli a secco in modo che l'olio o qualunque aggiunta di grasso non rimanga poi sul brodo e il brodo rimanga un pochino più limpido. Ho scelto di cucinare proprio questo piatto perché rappresenta al pieno tutti i miei gusti che più preferisco, perché c'è il sapido del parmigiano, il retrogusto di tostato, l'aroma dei funghi che a me personalmente fa impazzire e in più la lisca del pesce tostata che dà questo tocco un po' più ricco al brodo. E mentre invece ho scelto di fare come pasta ripiena una pasta all'aglio nero perché la sua dolcezza secondo me va in contrasto con il ripieno, che è decisamente più forte. Avendo usato un parmigiano di un anno si sente. Nel frattempo che le nostre verdure rosolano andrei a fare la fonduta, perché quella richiede un po' di tempo anche per freddare, che assume una consistenza più densa e faciliterà anche poi inserirla nei nostri bottoni. Quindi partiamo da un tegamino, lo mettiamo sul fornello. Non dovremo fare altro che portare della panna fresca su 55-60 gradi, non di più, perché sennò se dovessimo aggiungere il parmigiano quando la panna ha aggiunto temperature più alte si caglierebbe e non si otterrebbe quella consistenza densa che noi vogliamo. La panna è giunta a temperatura, quindi possiamo anche aggiungere il parmigiano. Io ho fatto in proporzione 200 g di panna con 150 di parmigiano. Se la panna è a giusta temperatura non occorrerà filtrarla. Se invece vedete che c'è qualche grumo, filtratela, non c'è nessun problema, oppure con un mixer a immersione la frullate e comunque vi consiglio sempre di setacciarla. Ok. Ora che la fonduta ha raggiunto questa consistenza, quindi bella densa e corposa, aggiungiamo un pizzico di sale. Non troppo perché il parmigiano è già abbondantemente salato, e un pochino di pepe nero. Ok, la nostra fonduta è pronta, possiamo andarla a mettere in frigo il tempo che riposi e diventi più consistente e siamo pronti. Quando il nostro fondo della padella è bello rovente e anche le verdure si sono iniziate un pochino a bruciacchiarsi, è il momento giusto per aggiungere la lisca. Quindi mettiamo la lisca, si deve sentire questo rumore. E facciamo anch'essa tostarla bene con le verdure. Intanto che anche la lisca rosola, inizierei a preparare la pasta. Utilizzerò una testa intera di aglio nero. Non preoccupatevi se vi sembra tanto, perché l'aglio nero non è come il classico aglio tradizionale, ma ha un aroma decisamente meno intenso, anzi quasi dolce, ricorda un po' il cioccolato. Mettiamo nel nostro frullatore la semola, la farina 00 e l'aglio nero, in questo caso lo metto tutto. In questo modo otterremo un impasto che si amalgamerà benissimo all'aglio nero.
A questo punto, che le verdure e la lisca di pesce è ben rosolata, è il momento di aggiungere il ghiaccio. Il ghiaccio ci aiuterà a estrarre il più possibile gli aromi e i sapori contenuti nelle verdure, perché lavorerà proprio per estrazione. Lo mettiamo fino a ricoprire tutti i nostri ingredienti. Quando il ghiaccio sarà completamente sciolto, andrò ad aggiungere i funghi. Poi lo lascerò andare per un bel po' di tempo, ci vorranno 2 ore, sicuramente anche di più. Solo alla fine aggiusterò di sale. Se dovessimo aggiungere il sale subito inizio cottura, ci sarebbe il rischio che diventi troppo salato, quindi preferisco sempre farlo all'ultimo. Intanto procedo con la preparazione della pasta. Ho messo qua la semola, la farina e l'aglio nero e andrò a frullarla. Ora le farine sono già parzialmente mischiate, sicuramente l'aglio nero è già tutto frullato, quindi abbiamo velocizzato in questo modo l'operazione di amalgamarli insieme. Adesso non farò che aggiungere l'acqua e completare l'impasto. Inizialmente lo lavoriamo in ciotola in modo da non sporcare tutto il piano di lavoro, poi lo trasferiremo sulla spianatoia. Vorrei potervi far sentire il profumo che esce da questa ciotola. Ok. Continuiamo ad impastare fino a ottenere un impasto omogeneo. Una volta ottenuto questo impasto, non bisogna far altro che farlo riposare una mezz'oretta a temperatura ambiente. Adesso mi concentrerei sulla fonduta di parmigiano. Adesso la fonduta ha freddato il tempo necessario, quindi si presenta così, bella corposa. Non farò altro che mettere in un biberon, così mi facilito per farcire i bottoni. Mi aiuto con un imbuto. Aiutiamoci col cucchiaio. Ho scelto proprio questo piatto perché racchiude tutti gli ingredienti che preferisco. Tipo i funghi sono uno dei miei ingredienti preferiti. E poi quando ho assaggiato questo piatto, la prima volta che l'ho fatto, mi ha riportato col pensiero in una scogliera a vedere il mare. Quindi se lo provate a rifare, ve lo consiglio vivamente, vi darà delle emozioni. Adesso la fonduta è tutta nel nostro biberon. Proseguiamo con il brodo. Il ghiaccio si è tutto sciolto, quindi possiamo aggiungere i funghi shiitake, a gusto anche qua, io ne metterò un bel po'. E poi i funghi porcini secchi. I funghi porcini secchi sono l'umami per eccellenza italiana, non solo italiana, però se volete ricercare questo gusto tipico lo trovate nei porcini secchi. E poi mettiamo anche un pochino di alga. Kombu, questa è abbastanza intensa, quindi non esageriamo e basterà un pezzo. Adesso lui non dovrà fare altro che cuocere per un paio d'ore a fuoco basso. Poi alla fine aggiungeremo il sale. Procediamo con la preparazione dei bottoni. La nostra pasta ha riposato 30 minuti, quindi è pronta per essere stesa. Mi metto un pochino di farina sul piano di lavoro. È già abbastanza morbida. Voi regolatevi al tatto se secondo voi ha bisogno di più farina oppure meno. Quando raggiungiamo il giusto spessore della sfoglia possiamo continuare a farcirla. Possiamo iniziare a farcire i nostri bottoni. Li chiudiamo. Io mi aiuterò con 2 coppa pasta, uno più piccolino con i bordi che non tagliano, così ci aiuterà a dare una preforma al bottone e farà aderire le 2 sfoglie. Ora andiamo a tagliarli.
Stendiamo prima di appoggiare la pasta un po' di farina, in modo che preventivamente non la faremo attaccare. Una volta fatti i bottoni, possiamo proseguire con il brodo. Passate le 3 ore che abbiamo messo a cuocere il brodo, dovremo poi filtrarlo e ci accorgeremo che è pronto dal gusto, perché avrà un gusto molto intenso. A quel punto lo saleremo, filtreremo e poi è pronto per cuocerci la pasta dentro. Ne metterò una parte da sola in un pentolino, in modo che non si sporcherà poi con la nostra farina e la pasta dei bottoni, e una parte la farò bollire, perché è proprio là che andremo a cuocere la pasta. Accendiamo quello che ci servirà per cuocere i bottoni al massimo, portiamolo a bollore e separiamo quello che ci servirà per impiattare su un tegamino più piccolo. Per impiattare mi prenderò queste foglioline di timo, che daranno un po' di colore al nostro piatto, oltre che un po' di profumo. Il brodo bolle, non ci resta che cuocere i nostri bottoni. Come tutte le paste fresche, richiederanno veramente qualche minuto, 3-4 minuti. Quindi un attimino di pazienza e possiamo gustarli. Intanto che i bottoni cuociono, mi preparo il brodo per impiattare su questo bricco. E ora posso tirar fuori i bottoni. Ho scelto questo piatto dalla fantasia anche un po' etnica e così è molto conviviale. Posizioniamo al centro i bottoni e versiamo poi il nostro brodo. Andrò a finire con qualche erbetta fresca di timo, che ci darà questo gusto particolare, un profumo maggiore e anche una freschezza al palato. E il mio piatto di bottoni all'aglio nero e brodo umami è pronto. No, magari non lo diciamo, vabbè, così a caso. Manca il soggetto. L'aglio nero renderà la pasta... L'aglio nero... Vabbè, non lo dico, basta.